Day 4 ragazzi, Day 4! Not coming out, iniziamo! In questa serie di episodi che registrerò oggi, ma caricherò non so quando, finalmente arriveremo e supereremo la metà del gioco. Mi chiedo scusa per lo shitty commentary nelle parti cosiddette, è inaccettabile! E questo è il mio let's play preferito. Non viene fuori, non viene fuori, per favore vieni fuori! Sembri essere un po' nei guai, Mirai, ma non penso che dovresti stare qui. Il bagno è da quella parte, credo. In effetti me lo sembrava proprio così. Haruka? Haruka? Non fraintendere, non è quello. La cosa che non viene fuori è un'idea per il mio romanzo online. Io voglio portare un nuovo personaggio, ma non riesco a pensare a niente. Aspetta, internet funziona in questo posto? Strano, vero? È come se questo posto avesse uno strano potere. No, aspetta, ma se il tempo qui è fermato e tu lavori al tuo romanzo, chi è che lo leggerà allora? Chi è che potrà leggerlo? Nessuno. Beh, in realtà sembra esserci una persona. Una persona che controlla la mia pagina non stop. E più probabilmente è lei. Ebbene sì ragazzi, Murasaki è una fan sfegatata se non la fan numero uno di Mirai. Perché non stai aggiornando? Murasaki, che ci fai qui? Beh, io ero qui che stavo premendo F5 sulla mia tastiera, ma la tua romanzo continua a non aggiornarsi e quindi il mio tasto F5 si è rotto. Lo sapevo che eri te, non fraintendermi, sono felice che tu sia una mia fan, ma sono un po' nei guai adesso. Beh, sembra che questa stupida spazzatura di Murasaki non ha niente da leggere, la sua autrice preferita non gliene importa niente. Ma non ho detto questo. Io voglio leggere la tua romanzo il prima possibile. Per favore, fai qualcosa riguardo questo. Non posso semplicemente farci qualcosa, ho bisogno di idee. E non ne ho adesso. Allora ti metterò le mani addosso, Mirai, fisicamente. Che vuoi dire esattamente? Ti metterò le mani addosso, ti prenderò e ti tirerò fuori le idee. Che schifo! Sembra che è grandioso vedere che Mirai ha una fan tanto appassionata. Non è poi così grandioso, un piccolo aiuto a qualcuno? Ok. Cercherò di fare in questa serie di episodi dei 4 un'altra volta dove mi si navido così da scalare ulteriormente il numero degli episodi, perché ora come ora sono 55 sempre tanti. Allora, il tema che sentite in questa area normale è un remix del tema che Katsuragi usava quando faceva la Shinobi Transformation in Senran Kagura Burst. Ecco, dietro Mirai vediamo subito una piattaforma estival, ma barriera, come fare? Allora, andiamo qui intanto. Barriera. Ah, barriera rossastra, questo vuol dire che dobbiamo eliminare gli Shinobi. Se elimineremo i Shinobi la barriera rossastra crollerà, andiamo, va? Mirai non è un problema, è micidiale, vai, ecco, questo attacco è soprattutto l'attacco finale. La Shinobi Transformation aspettiamo, anche se effettivamente potrei usarla, boh, non lo so. Praticamente anche da subito, come sapete Murasaki nella sua difesa penosa non sono un problema. Guarda, si fanno anche fuori subito. Andiamo. È ancora finita? Ah, beh. No! Che cazzo, muori! Ho piattaforme stia a distruggere, vai, perfetto. Ora, qui, da qualche parte... Ecco, lì c'è la piattaforma della Gessengers Academy, che però non... Ecco, qui non c'è barriere però, e quindi possiamo andare a distruggerla. Tutta santa tranquillità. Andiamo, vai. Poi ce ne sono altre due. Una l'avevamo vista proprio all'introduzione dietro Mirai quando c'è la sua presentazione. Vai, andiamo. Lì ce n'è un'altra, ma bisogna prendere una strada diversa. Andare, ovvero... Ecco, infatti, barriera. Barriera. E qui però non c'è la barriera, se ricordo male. Ecco, infatti, appunto... Questa missione mi ha dato un po' di problemi, effettivamente, la prima volta che l'ho giocata. Ho girato come un coglione per non so quanto tempo.
Fai così, Mirai. Vediamo. Ecco, lì c'è l'altra. L'ultima estival platform di questo. Di questa missione. Vediamoci anche un po' dell'orda di Shinobi, se no, perché ora poi c'era un'altra col nemico che vi avevo descritto tanto tempo fa, odiosissimo. Andiamo a distruggere tutto. Guarda, possiamo far fuori questi. Questi Shinobi. Allora, forse sarà già troppo tardi, ma lo dico comunque. Mi spiego scusa per il ritmo frenetico di due parti al giorno, ma come sapete, se no ci vorrebbe veramente troppo per finire il Let's Play. E non vorrei che facesse la fine di Zelda Majora's Mask, che dopo dopo un sacco di episodi, a 5 mesi era ancora lì in alto mare. Non voglio che anche Serran Kagura finisca con l'anno Yardi, come ha fatto Majora's Mask, ecco. Quindi ci metteremo il giusto dei giorni, e chi si è visto, si è visto. Aspetta, li posso danneggiare? E come se posso! Però andiamo a combatterli direttamente. Se no... Forte! Una corsa sui muri per una barriera. Andiamo a combatterli, va. Ah, sono qui, va bene. Oh, Mirai livello 8, bene. Quest'area poi, ragazzi, la rifaremo tra non molte missioni. Solo un posto diverso. Ah, laggiù l'ho lasciato qualche shinobi laggiù quando distruggevo quella piattaforma della Gessen. Sei un idiota. Mirai, una delle migliori, senza ombra di dubbio. Eccolo, nemico super odioso! Meglio andare con la Shinobi Transformation. E azzardare qualcosa di piano. Questo nemico che sembra una pecora grande, una volta sconfitto, si tramuterà in una versione più piccola e velocissima, che è meglio far fuori subito, perché ha il potere di paralizzarvi. Ecco, guardate. No, non è ancora fatto fuori. Eccolo! Si è trasformato! Si usa quei due corni per, ragazzi, fate fuori subito questo tipo di nemico, perché in un certo verso è ancora peggio di quelli con le lame che avevamo visto nella missione di Yumi, che ci congelavano e schivavano ogni colpo saltellando. Anzi, penso sia sulla stessa tipologia, ma basato sul paralizzare. Ecco, guardate, è ancora qui che resiste. Va bene, sconfitto. Ecco, possono droppare delle electric bombshell. Andiamo. Ah, ecco, livello 8, Mirai ora la sua combo ha una mossa in più, mi sembra. Fa anche i fucili. Ecco, sono rimasti lì due shinobi. Mi colpisco? No. Credo di no. Meglio quindi fare il giro e intrufolarsi. Ah no, andiamo da questa parte. Allora, guardate, ecco. Che casino sta missione, che casino! Ah, ne è rimasto uno anche nella Gessing, dalla piattaforma della Gessing Girls. Questa missione mi ci vuole proprio un video intero. Vabbè, tanto so già quali dialoghi saltare e quali far vedere. Mi passo in pratica una giornata intera a studiarmi tutto. Ora dobbiamo tornare indietro. Mirai, finiscila con la combo, per favore, non ho tempo. Dobbiamo tornare qui indietro. Ecco, da questa parte. Vai. Due di numero proprio non lasciati. Caspiterina. Dov'è che devo andare però adesso? Ah no, qui allora era bloccato. Vediamo un attimo. Ecco, qua era l'uscita. Le barriere sono proprio messe apposta per crearvi grattacapi, ragazzi. Oh, 9 minuti, eh sì. Vai. Ah, prima cosa. Troppo lontana. Facciamo fuori Murasaki, vai. Già il primo loading da mage, cazzarola. No, non è proprio il forte la difesa di Murasaki. La difesa non è proprio il forte di Murasaki, devo dire. No, scrollati. Ecco, questo attacco di Mirai, l'unico difetto è che può andare
troppo a bloccarsi coi muri e quindi ciao. Oh, l'ho bloccata pure. Vai, Valkyrie, che è quella di base di Mirai. Dov'è andata? Che cavolo. Mi ha fatto protein damage anche a me. Vabbè, tanto protein damage non serve a nulla, è nella versione DS che conta. Si urla, urla pure. Vinto. E ci abbiamo fatto, ragazzi. Puru puru finish, questo è cazzissimo. In una casa mentre mangiano. Non vorrei essere nei panni di Murasaki adesso. Poveraccia. Ok, abbiamo fatto. Ok, il cervello è intatto, bene. Non sono riuscito a tirartele fuori. Ora dovrò andare ad aspettare per il prossimo capitolo. Veramente? No. Che? Mi hai dato appena l'idea perfetta per un nuovo personaggio. Sì, continuerò a scrivere per un bel po'. Veramente? Allora posso andare a leggere? Sì, inizierò proprio adesso. Quindi, tieni pronta. Grazie a Dio. Se non avessi avuto il romanzo di Mirai, non ci sarebbe stata più gioia per me. Grazie per importartene di me, che te ne importi di me così tanto. I lettori come te sono veramente ispiranti. Mirai? E adesso scusa, ma è meglio se inizio a scrivere. Finché ho le idee fresche in testa. Certo, non vedo l'ora. Bene ragazzi, e per questa parte è tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Sì, ora sporchiamo le cose perché abbiamo fatto le cose, quindi salviamo. No. Scusate, Robert. Salviamo. Sì. Quanto tempo sto perdendo solo per il salvataggio. Mannaggia la manaia. Mia esclamazione tipica. Che non abbia a che fare con le parolacce. Allora, alla prossima con il fan numero 1. Murasaki, la seconda sua seconda ultima missione. Ciao.